Buonasera a tutti. Buonasera. Niente, non rispondete a niente. Voi. Buonasera Guido. Buonasera professore. Va bene. Allora, noi siamo molto contenti di avere con noi il sindaco Torroni. No, scusa, mi sono sbagliato. Memmo Masnada è un carissimo amico a cui mi legano tantissime cose che non stiamo a raccontare, ma sono importanti nella vita di ognuno dei due, e soprattutto Memmo rappresenta un pezzo anche della nostra quotidianità e storicità della nostra città. Quindi abbiamo pensato che in questi incontri a merenda con, questo soprattutto, che consentono di legare una cosa che, a cui Memmo è sempre stato molto vicino, i piatti, le bottiglie, i bicchieri, come tutti noi d'altra parte, perché non è una giusta perversione Memmo, no? Angelino mi chiamava il Gran Manier. E quindi, avete capito tutto? Angelino, per chi non lo sapesse, è uno dei più illustri poeti italiani del Novecento, no, era un importante poeta orvietano, che aveva alcuni tics somatici di cui noi ancora ci ricordiamo. Grande risparmiatore, soprattutto valorizzatore dell'opera indefessa di suo zio, che in un paio di mesi venne distrutta e fine. Lui ci ha messo 150 anni e Angelino con la sua poesia risolse il problema. Saluto anche Filippo Sciucchini. Buonasera Guido. Buonasera. Filippo è un giovane giornalista addetto all'informazione, lavora in una trasmissione importante della 7 con Giovannino Floris, e a noi ci fa molto piacere mettere insieme lui, che è una persona simpatica, brillante, intelligente e carina, insieme a Memmo, che non metto aggettivi su Memmo perché Memmo, come disse Aristotele, è Memmo. Grazie Guido, buonasera a Memmo Masnada, buonasera a tutti voi, grazie ovviamente prima di tutti a Guido per l'invito e per la presentazione in grande stile che ha voluto farmi e che non mi merito, e ovviamente io ho diciamo, la peculiarità di essere il più giovane di questa rassegna, diciamo, anche da sia probabilmente dei presenti sia degli intervistatori, insomma, chiamiamoli così, e quindi diciamo starò molto sul mio, metterò giusto qualche piccola scintilla, ma lascerò a Memmo Masnada la parola di raccontarci, insomma, un po' di aneddoti simpatici, curiosità, ma anche di raccontarci un po' l'Orvieto che era, quella che probabilmente sicuramente io ho vissuto solo in parte, magari nella seconda metà, nella seconda metà degli anni 90, e invece mi manca un po' tutto il pregresso visto che sono del 1985. Prima di cominciare volevo semplicemente, siccome domani ricorre un anno dalla morte di Elisa Lardani, e quindi mi sembra insomma doveroso ricordarla, poi a pochi metri da qui nella chiesa dei Santissimi Apostoli è in corso insomma un convegno proprio per ricordare questo esempio di corpo dato per amore, e quindi insomma credo sia doveroso una citazione e un ricordo di Elisa. Detto questo, cominciamo questa conversazione. Ovviamente Memmo Masnada è famoso come direttore dell'ufficio del turismo di Orvieto, quindi parleremo tantissimo di turismo. Com'era Orvieto quando è diventato direttore del turismo? Beh, direi, per usare una parola che ho inteso ieri sera al film Viva l'Italia, un cesso che era un cesso perché non esisteva un buchetto, diciamo una stanzetta con dentro un tavolino e
un vecchietto con la bicicletta che faceva da messo e da distributore di alcuni piccoli opuscoli, e un direttore che ogni tanto faceva parte, scendeva in questo ufficio, però attività non esisteva, niente. Non era ovviamente dove, nel posto che conosciamo adesso, insomma. No, no, assolutamente. Lì, subito dopo, quando l'avvocato Romoli diventò presidente, e l'assessore Cortoni, Geraldo, il babbo dei Cortoni, diventò assessore al turismo, l'unico assessore che c'è stato, perché poi il Comune d'Orvieto ha ritenuto che questo assessorato fosse inutile, quindi non c'è stato più. C'è stato sì, chi si interessava in seconda battuta, oltre ad altre cose, anche di turismo, ma non era l'attività prevalente di un assessore. E fu dato incarico, questa fu l'idea molto bella, a Michelangeli, a Gualverio, di studiare un nuovo ufficio del turismo, in un'idea diversa, perché non era un ufficio turistico, era l'azienda di soggiorno, cura e turismo, che aveva la possibilità di mettere un po' le mani dappertutto nel settore del turismo, quindi non era limitato esclusivamente all'informazione. Doveva essere anche un po' il biglietto da visita della città. Esatto, ecco perché Michelangeli, dopo del Domo ci mette i locali, e Michelangeli fece un ufficio che adesso c'è rimasto qualche residuo, ma non è più quello. Ci sono le fotografie che furono fatte per quell'occasione, che sono meravigliose, perché era, come dici tu, biglietto da visita, poi era l'ufficio accoglienza turistica, non era l'ufficio informazione. Prima c'era l'accoglienza e poi l'informazione, perché era a disposizione dei turisti. Effettivamente, in effetti ebbe molto successo. Scusate la voce, perché io la mia voce va e viene come la luce quando c'è il temporale. Beh, allora oggi non è proprio la giornata. No, però lei non so se sentono bene dall'altra parte. Sì. Diciamo che c'è stato un momento di... questo qui praticamente è il momento di rottura, di passaggio, sì, di rottura, no? Di cambiamento con l'aiuto ovviamente dell'amministrazione comunale. Che amministrazione era questa? Era Torroni, il sindaco Torroni, persona molto in gamba, molto avveduta, che capì subito l'importanza della... Poi ci fu Cortoni che fu... non so chi l'ha conosciuto di voi, ma era un uomo dinamico, un uomo che... quando poi voleva fare una cosa la faceva, ecco. E diciamo, quando sono incominciati a essere organizzati grandi eventi ad Orvieto, perché questo ovviamente, no? C'erano i turisti, arrivavano, c'era l'informazione, c'era l'accoglienza, però era un turismo diciamo non portato semplicemente dall'arte, dai monumenti e dalle attrazioni che la città aveva già di per sé. Poi noi, l'azienda aveva innanzitutto, a differenza di adesso, è un ufficio e basta, aveva un bilancio che era costituito da un contributo ministeriale, perché era un ente di diritto pubblico, quindi da il Pozzo di San Patrizio, che era veramente un pozzo, perché in un anno già a quei tempi si registravano oltre 100.000 persone presenze, che a noi ci davano, come si dice nell'orvietano, il sordo fresco, che ci faceva comodo. Poi cominciammo, l'avvocato Romoli, che era una persona che aveva capito bene la situazione, fece istituire un parcheggio a pagamento, anche se oggi è discutibile in Piazza del Duomo un parcheggio, ma allora, siccome c'era la viabilità
selvaggia, quindi un bel parcheggio, Piazza del Duomo faceva comodo, e faceva comodo più che altro ai turisti che pagavano. E questi soldi che noi incassavamo dal parcheggio, e facciamo anche un po' di attività editoriale, cominciamo a fare qualche opuscolo, non solo brochure, ma un po' più consistente. E più qui, dettagliato. Sì, e qui ho citato Patrozzetti, perché una volta, però un po' più tardi, ci venne l'idea di far studiare a Guido un opuscolo. Guido lo fece, lo preparò e lo studiò e poi ce lo presentò. La cosa a me piacque moltissimo perché era fatto in modo originale, diverso dagli schemi degli opuscoli turistici. Affascinava. Però ci furono, a quei tempi c'era un consiglio di amministrazione dell'azienda abbastanza nutrito anche per colori politici. Da chi era formato? Era formato da tutti i partiti. I due, la lottizzazione dell'ufficio del turismo. Sì, i due bravi della curia a quei tempi dissero: questo opuscolo non sa da fare. E ci fu, ne discutemmo per un anno, perché avevano, innanzitutto mi piaceva la parola blitz che usava Guido quando parlava della vicenda di San Pietro Palenzio in Duomo, che fu ucciso. Non gli piaceva il buco della Signora Maria, perché forse in curia avevano frainteso che buco era, invece era solamente il meteo di vecchi orvietani. Guardavano il buco della Santa Maria e dicevano: domani piove, oppure, insomma, non ci fu verso di farglielo fare. No, in aperta parentesi, siccome ci sono state tante scuole di pensiero, anche la nonna a me raccontava, qualcuno, tutti sostenevano che da casa propria si vedesse il buco della Santa Maria. Qual era questo buco della Santa Maria? A nord-ovest. È importante, no, questo. A nord-ovest, sì, di Orvieto. No, anzi, scusa, sud-ovest, adesso stavo. Ovest puro? Vabbè, è confermato il fatto che ci sono tante scuole di pensiero. Il buco della Santa Maria non sono dimenticato anche io. Che senso? Metaforico. E quindi l'azienda cominciò a fare anche attività, diciamo, editoriale, a vendere anche di altri volumi di interesse turistico e artistico, sui quali ci prendevamo un piccolo provvigione. Insomma, non è che si faceva commercio, però si tiravano fuori i soldi per fare delle iniziative. E questo ovviamente c'è stato anche un riscontro, avete notato anche un riscontro in termini di aumento del numero di turisti? Cioè, la promozione era solo interna o anche esterna? Quella dell'aumento del numero di turisti è un problema a sé, perché Orvieto veniva fuori da un periodo oscuro dal punto di vista, perché era scomodo venire a Orvieto. L'apertura dell'autostrada fu eccezionale, però l'autostrada costituì vena e arteria, perché è vero che portava gente, ma è vero pure che le riportava subito via, perché era comodo andare a Roma senza pernottare, no? Anche perché l'attrezzatura alberghiera non era granché. Qualche nuovo imprenditore venendo dalla campagna, riconvertendo l'attività oppure dal commercio, cominciò a fare, ad ammodernare qualche albergo, però lo fecero degli alberghi fatti con la loro mentalità. Nessuno veniva da una tradizione alberghiera e sapeva come dover fare un albergo.
fecero quello che potevano fare secondo la loro cultura, secondo la loro mentalità. E questa attrezzatura alberghiera aveva dei grossi difetti. Innanzitutto nel numero delle camere. Che succedeva? Che il numero delle camere, essendo molto risicato, dava la possibilità, sì, di gestire bene l'albergo nel periodo in cui c'era quel traffico che Orvieto vantava, però nei periodi di grosso afflusso e quindi delle manifestazioni, quindi del Corpus Domini, della Palombella, del periodo del Ferragosto, dove c'era un sovrappiù di turismo che poteva essere il loro vero profitto, perché intanto le spese fisse c'erano e quindi personale fisso c'era, e non riuscivano, e quindi sono nacquero asfittici dal punto di vista economico, salvo qualche eccezione, e rimasero asfittici. E la loro politica, questo era un punto che con l'azienda del turismo creava un pochino di contrasto, era fatta sull'aumento dei prezzi. Loro non sulla verifica dei costi. Loro ogni anno non ci rientravano, va bene, aumentavano, capito? E questo è stato un guaio per Orvieto. A questo guaio io faccio cammino più avanti, dopo ritorniamo indietro. Si aggiunse il secondo guaio, più grosso ancora, che nel momento in cui l'amministrazione comunale fece quella meravigliosa cosa che fu il Palazzo dei Congressi, nessun, diciamo, gli imprenditori orvietani credettero che i loro esercizi, magari ripuliti un po', fossero sufficienti per stimolare un'attività congressuale. Invece questa attività congressuale è cominciata bene, si è verificato che gli alberghi non erano adeguati, dico sempre salvo qualcuno, eccezione, qualche eccezione, e gli operatori congressuali non ci sono venuti più o si sono ridotti enormemente. O hanno privilegiato, si sono privilegiate quelle attività congressuali che dalla mattina alla sera. Ma come mai, cioè, questo potrebbe essere un aspetto, no? Però ora la colpa non sarà stata tutti gli albergatori. Come mai Orvieto non è riuscita mai a superarlo, questo turismo mordi e fuggi, questo anche, no? Perché non c'è stata una concordanza di intenti. La concordanza di intenti era amministrazione comunale, che era di un colore che con gli imprenditori non ci andava d'accordo, imprenditori e cassa di risparmio, che era tre colori diversi, uno più estremo, uno centrale e uno estremo dall'altra parte. Queste tre non hanno avuto in questo campo la possibilità di trovare una linea comune e dire: beh, abbiamo fatto il palazzo, costa un sacco di milioni, vediamo, troviamo, facciamo un albergo, perché per fare un albergo come si deve ci vuole di non entrare in quelle norme farraginose dell'edilizia. Quindi io adesso, qualcuno si scandalizzerà di quello che dico io, bisogna averci la mano un po' più larga nell'adattare degli edifici. Certo, quelli che dicono che non bisognava toccare nulla, lo vedono adesso, oggi, come è finito Orvieto. Orvieto è diventata la città dei fantasmi. Invece se c'era un pochino di manica larga su quello, le casse di risparmio, so per averlo constatato anche personalmente, che prestava
soldi a chi ce l'aveva, quindi così non si va in paradiso. E quindi non si è mosso più nessuno. Gli imprenditori giustamente si sono, giustamente, per quello che era la loro conoscenza delle cose, si sono fermati a quello che ci avevano, cercando di attrezzarlo, anche se col tempo si sono sostituiti ai genitori i figli, che hanno avuto molto più voglia di lavorare di fare cose importanti, però a tutt'oggi non ci sono riusciti. Questo è un po' un problema che c'è stato anche per tanti altri eventi, no? Mi viene in mente i ristoratori che non sono troppo contenti di A Spasso con Gusto dello slow food, oppure la scelta dei locali in cui vengono effettuati concerti durante un break jazz. Cioè, Orvieto non è riuscita mai a superarla, questo campanilismo interno, questo provincialismo esasperato. Ci riuscirà? C'è un po' di speranza in questo, in un po' di cambiamento, perché ciclicamente sembra di rivedere sempre gli stessi problemi. Non lo so, una volta qualcuno in un opuscolo che noi avevamo edito scrisse: questi orvietani obesi etruschi, e sono un po' rimasti uguali, nel senso loro guardano più all'oggi che al domani, e allora molto probabilmente perché Orvieto non offre tante possibilità di guadagnare, e quindi quel poco che guadagnano, a quel poco rimangono attaccati, e quindi hanno sempre paura che qualcuno, muovendo le acque, le intorbidisca e loro vengano a rimetterci. Ci sono un po' due scuole di pensiero, io perlomeno ho sempre interpretato così: chi da un lato ritiene che Orvieto non abbia mai sfruttato le proprie potenzialità, o comunque non le abbia mai sfruttate appieno, dall'altra parte c'è chi dice: ma no, in realtà siete orvietani che pensate di averci tante belle cose, ma in realtà se rimanete sempre in comune 20.000 abitanti, insomma, quando va bene. Chi c'ha ragione? C'ha ragione tutti e due, però c'è una diceria, un detto metropolitano, che poi non credo che sia tanto metropolitano quanto basato su cose vere, che Orvieto sia, perlomeno in questi ultimi anni, non lo so, ma fino a un po' di tempo fa, quando io seguivo un po' le cose di Orvieto, sia la città, la seconda città dell'Umbria per risparmi, entità di risparmi in banca. Quindi la dice lunga. Questo la dice lunga. Ma perché? Viene dalla mentalità medievale, no? Vengono tutte dalla mezzadria, dal periodo feudale. I soldi li vedono bene in banca, e sono quella di rischiare non è che sia uno delle loro prerogative. È una mentalità un po' isolana, solo che invece di averci il mare intorno, siamo in alto. Infatti, quando c'è la nebbia, Orvieto intorno è un'isola. Forse è l'immagine la nebbia è rimasta. Forse anche quando va via la nebbia resta comunque. Beh, sì. Però, nonostante tutto ciò, comunque qualche evento anche grande, sì, Orvieto sì. L'ha ospitato. Io l'ho vista tutto questo che sto parlando con lei, con te, è una cosa, una visione pessimistica e critica, ma non è tutto così, che ci sono delle cose veramente eccezionali. Qualcosa che magari è stato fatto, Umbria Jazz ovviamente continua e speriamo che continuerà ancora per ma tanti anni. Ma lo sai Umbria Jazz quando nacque, che successe? Che io ricordo che andai a finire, fu costruita una tenda in Piazza del Popolo dove la notte la passammo lì per
per aiutare, per dare una mano a tutta sta gente che era tutti questi ragazzi. E gli orfedani, credendo di fare una cosa bella, chiusero tutto, chiusero i negozi cerealimentari, chiusero tutto, per paura, chiusero le chiese. Insomma, qualcuno disse, un prete allora disse che avevano fatto la pipì in un angolo della chiesa, ma credo fossero più di 5.000 ragazzi, maschi e femmine, giovani, che insomma, dicono che avevano sporcato, ma anche se erano 5.000 boy scout o 5.000 monache sporcavano, perché era tutto giorno, non sapevano dove andare. All'ultimo momento ci fu l'apertura delle scuole per i bagni, ma insomma l'Orvieto era impreparata a questo, e allora successe, gli orvietari non risposero bene. In seconda battuta, quando da Umbria Jazz si ridimensionò con Umbria Jazz Quinter, allora la cosa fu diversa, perché la cosa più accettabile, prevedibile, allora gli orvietani hanno risposto bene, gli orvietani vecchi, i giovani ancora meglio, perché i giovani hanno creato proprio in quel periodo delle iniziative, hanno preso delle iniziative che sono venute incontro agli ospiti, e Orvieto è diventata la sede proprio più importante d'Italia in quel periodo per il jazz. Noi abbiamo anche rischiato, tra virgolette, di ospitare un altro festival importante, che poi è andato da un'altra parte, in Umbria. Sempre leggenda metropolitana. Ah, non lo so. Come è andata? Ah no, io quello non c'ero. Quindi sul Festival dei Due Mondi no, c'è ancora... No, non ho idea. C'è ancora mistero. Ma posso pensare che il motivo principale è quello alberghiero, so. Quindi di mancanza di strutture ricettive, certo, che potessero ospitare le persone. E invece la pallacanestro in Piazza del Duomo com'è nata? Bene, benissimo. Ci furono molte critiche, ma dice, ma quelli che dicevano... Che anni erano intanto quelli? Questo chi se lo ricorda? Negli anni 70. 70. Ci furono molte critiche perché... Diceva, proprio in Piazza del Duomo, proprio in Piazza del Duomo a fare... Ci sono delle cose a livello di manifestazioni che vanno fatte dove della location... Più rappresentativa. Quella che è necessaria per dare importanza a quella manifestazione. E così nel periodo, come la stessa cosa successe per il concerto del Sabato Santo. Gli operatori locali hanno fatto del tutto, cosa che poi le dirò, ho anche compreso, per toglierlo dal Sabato Santo. È finito il concerto, perché lo fanno ancora, ma non è più una cosa fatta la domenica prima. Quella del Sabato Santo era una manifestazione importantissima, era veramente quella che... Però loro dicevano, e me lo dimostrarono, e mi sono detto no. A Pasqua loro hanno tre giorni, un weekend, dove lavorano. Se il weekend è composto anche dal sabato, se il sabato glielo togli, non è un weekend, è un mini weekend che non andava. Quindi ci rimetteva un po' tutta l'organizzazione alberghiera orvietana. Questo sempre perché non c'era un albergo di quelli... Se si era fatto al momento giusto, andava bene anche per quello. Sulla pallacanestro chi c'è da dire? La curia? No, la curia no. Borbottò, ma andò bene. Non lo so, io non mi ricordo chi. Chi c'era all'epoca che borbottava al palazzo vescovile? C'era uno molto importante, di cui non faccio il nome. Non faccio il nome perché lui era un orvietano, aveva la mentalità orvietana, quindi lui, tante cose si dovevano perdonare.
E quindi, ecco, tornavamo, insomma, stavamo parlando, quindi borbottò, ma no. Non si fece più perché quella manifestazione nasceva con l'elemosina. Qualche soldo Tizio, qualche soldo Caio, il comune a quei tempi non era come il comune da adesso, era un comune proprio disastrato. E noi, quindi non... difficile a quei tempi trovare soldi. Con quei soldi fu fatta, ma poi un anno o due poi non si trovarono più. Non si riuscì a mettere insieme. Poi tu mi insegni che le cose vanno bene il primo anno, vanno bene il secondo, se vanno bene il terzo continuano, se non superano il terzo anno sono destinate a morire lì. E un'altra cosa che Orvieto ospitò e comunque fu tirata dentro, e poi però anche quella non andò per il verso giusto, fu Giochi Senza Frontiere. So che c'erano diversi episodi legati a Giochi Senza Frontiere. No, quella finì proprio. Noi ci abbiamo partecipato con onore, anche se abbiamo perduto con onore. Abbiamo alcune volte vinto, alcune volte perduto. Però è finita proprio la manifestazione, perché la televisione all'inizio intervenne e per farla piacere la manifestazione pagò. Secondo anno pagò un po' meno, terzo anno fino a che la televisione pagò più. E allora bisognava reperire soldi all'interno della città, soldi che difficilmente si trovavano. E lì come fu? Come funzionò, insomma? Come partecipò Orvieto? Orvieto partecipò perché avevamo sicuramente il primo anno qualche santo alla televisione, qualche amico. Barzolletti, sì, Barzolletti dell'occasione avevamo. Poi successe che... qui i nomi si possono fare oppure anche qui? No, ma quelli che so le dico. Ah. Poi, quindi, al nome che chi era, no, questo non me lo ricordo, mi ricordo l'aspetto. Baffi, era un amico di Orvieto, insomma. Ecco. Poi successe che la televisione arruolò due o tre professori di educazione fisica di Orvieto, persone molto in gamba, professor Trapassi, professor Carusi, professor Giovannella, e questi facendo l'attività professionale che facevano per la televisione ruppero anche qualche frasca a favore di Orvieto, quindi ci fummo appoggiati. Poi devo dire, non vorrei fare l'autocelebrazione dell'azienda del turismo, che l'azienda del turismo trattò gli operatori e i tecnici e i rappresentanti della televisione magnificamente. Trovarono in Orvieto per quei giorni in cui venivano qui una famiglia proprio, si trovarono bene, accolti bene e insomma capiti nelle loro esigenze, e questo fu un'altra lancia spezzata a favore di Orvieto. Un altro programma televisivo, così mi è stato raccontato, perché di questo io non c'avevo memoria, e su cui c'è un episodio che mi sembra simpatico, è stato Campanile Sera. Sì, sì. Io a quei tempi c'era mai Buongiorno, giusto? Sì. No, c'era qui Orvieto Enzo Tortora. Ah, Tortora. E Taviani, l'altro presentatore. A Milano non mi ricordo chi c'è. Forse Mike Buongiorno. Credo di sì. Io ancora non stavo all'azienda del turismo, però a quei tempi studiavo ingegneria, ero un giovane
che a quei tempi sapevo bene la matematica, ero i primi esami e quindi il calcolo delle probabilità. Allora fui preso dal dottor Cortoni e messo nel tavolo di coloro che dovevano, degli esperti che dovevano esaminare le domande, perché mi dissero di fare quello che fa quel giovane professore adesso ai fatti vostri, ai fatti la sera, non so chi lo vede, che Bastiani, ci così chiama? Affari tuoi. Affari tuoi, ecco. Quel programma di insieme. C'è un professore che dice che conviene di più. Io devo fare quello. A secondo dei punteggi dire adesso ci conviene prendere la domanda da 3 o da 2 o da 1. Tra questi c'era anche il commentator Biggi come esperto di vini, in quanto produceva il vino. Successe che ci fecero scegliere delle bottiglie, tra le bottiglie senza nome, con numero, fa assaggiare dei vini. E quella che prese il commendator Biggi, che l'assaggiò, poi la passò a tutti gli altri per sentire, a me no, però, per sentire se, che vino era. E qualcuno disse, commendator, è il suo? Lui disse, no, non è il mio, questo è un Frascati. E disse, Frascati? Ci sputtanammo per tutti i danni, perché era vino Biggi. Dopo disse che molto probabilmente era un vino trasportato, mosso, poi travasato nelle bottiglie anonime e quindi era cambiato. Peggio, perché se era un vino che cambiava, non è che ci mise una toppa. Peggiorò. Sì. A me hanno raccontato anche che ci fu un momento in cui all'azienda del turismo cambiarono un po' di cose e arrivarono una vagonata di donne. Sì. Come avvenne questo? Come lei lo subì? Come era lavorare in questo ambiente? Come avvenne il passaggio? L'azienda del turismo ci ha avuto. Presidente repubblicano, uno democristiano, uno socialdemocratico, uno comunista, uno socialista e un altro comunista e basta. Quindi i consiglieri poi non ne parliamo. La scelta delle professionalità per l'azienda del turismo veniva fatta tramite i partiti. Queste ragazze che vennero all'azienda del turismo facevano parte di una cooperativa turistica, delle brave ragazze, però a quei tempi quasi digiune. Poi piano piano l'esercizio dell'attività le portò a diventare veramente brave. E io devo dire che quando ho lasciato l'azienda del turismo ero riuscito a dividere i compiti, perché erano 9. 2 invece di fare la turnazione, come si voleva dire, io preferii a 2 dare un compito e farlo fare per bene, responsabilmente, a 2 un altro. Per cui quando io sono andato via, io sono andato via 3 anni prima che scadesse il periodo della mia attività. Loro hanno fatto fronte a tutte le, e ancora adesso quelle che sono rimaste fanno fronte onorevolmente a quello che devono fare. Ma si tratta, i compiti sono minori, perché le attività non ci sono più, c'è solamente l'accoglienza e l'informazione. I compiti questi qui quali erano? Come erano suddivisi? Che si faceva? Qual era l'attività lì? Le manifestazioni, io c'avevo l'azienda, scusate quando dico io, ma io ero un esecutore, perché c'era il consiglio di amministrazione che stabiliva le cose.
però avevamo come azienda un magazzino dove facevamo tutto. C'avevamo un paio di tribune, avevamo, a parte le transenne, le andai per conto dell'azienda a comprare i primi 200 metri che sono stati ad Orvieto a Bergamo. E avevamo, insomma, tutto quello, pannelli vari per fare delle quinte. Noi potevamo fare, volendo, abbiamo fatto, attrezzavamo delle piazze, facevamo per fare degli spettacoli. E così facemmo degli spettacoli. Lo facemmo uno che scioccò tutti gli orvietani, lo facemmo giù all'anfiteatro, al giardino comunale, perché era una compagnia di ballerine tipo quelle di Renzo Arbore, le ragazze coccodè erano, no? No, quell'altro, no. Quelle Cacao Meraviglia. E questo spettacolo che Orvieto non aveva visto mai nessuno, arrivarono queste, poi a un certo momento scesero in sala, presero per mano la gente e la portarono sul palco a ballare con loro. Fu una cosa che entusiasmò. Io per 10 anni ho inteso gente dice, perché non li fate venire? Quello andava bene. Ci fu anche qualche visita celebre in quegli anni in cui è stato direttore del turismo? Io ho ancora un libro per le firme celebri. Mi hanno fregato quella da Alé Seriassier, il Legus, perché ha firmato una firma meravigliosa, tutta, però qualcuno mi ha strappato un pezzettino, se l'è portata via perché era veramente una cosa bella. Però c'era McNamara, venne, che allora era presidente della Banca Mondiale, poi venne Bertini, che se lo ritrovammo al gabinetto, cioè, una delle ragazze di cui parlavamo prima era al bagno e mentre stava al bagno sentì forzare la porta e vide entrare di corsa con questo Bertini, poi, si impressionò perché fu per lei una cosa. Quindi Bertini, poi ci fu, adesso non me ne ricordo tutti, però tanti. Praticamente succedeva questo: l'avvocato Romoli e Cortoni e Torroni, il sindaco, assessore e presidente dell'azienda, era una terna molto affiatata, pur essendo democristiano, socialista e comunista. E questa terna era riuscita ad avere persone importanti che collaboravano con Orvieto, specialmente alla presidenza della Repubblica. Quando veniva qualche ospite importante in Italia, come questi giorni Macri, no? Dell'Argentina, il primo giorno lo tenevano a Roma, il secondo giorno dal Papa, il terzo giorno, se questo rimane, non sapevano che fa, dice, allora si sgravavano dell'organizzazione a Roma che era, e lo mandavano in visita al Vieto. Per noi era una cosa bella. Certo. Poi, dopo che le personalità erano andate dal Papa, è stato il Papa a venire al Vieto. Venne al Vieto, quella fu una cosa che ricordo con dispiacere, perché non fu, o l'organizzazione non fu granché da parte nostra, colpa nostra, non ci fu un affollamento di pubblico, ci sono le fotografie ancora, la piazza era mezza vuota, insomma
venne, non so il motivo, me lo sono sempre domandato, perché la visita era proprio importante, non fu una cosa eccezionale. Non... Per il pubblico, per l'affluenza di pubblico, come manifestazione e come evento, fu più che eccezionale. Dal punto di vista organizzativo fu impegnativo? Beh, un po' sì, se non altro, più che per noi, da parte nostra, da parte della pubblica sicurezza. Però persone poche. Dentro l'ufficio avevamo, era pieno di poliziotti travestiti, non si era travestiti, in abito borghese. Ovviamente quando si parla di Orvieto non si può non parlare di corteo storico. La figura della signora Pacini, come se la ricorda? Me la ricordo. La signora, lo sanno, era una signora molto risoluta. A noi all'azienda lo usava, anche se pagava tutto l'azienda. I costumi che si facevano noi li pagava l'azienda, salvo qualche contributo, il comune qualche volta, ma raramente, era l'azienda che aveva. Lei che faceva? Quindi va su, da me, diceva, si metteva seduta, sono venuta per dirti che io devo fare delle spese. Mi dica signora che io le contabilizzo, vedo. Si metteva seduta e dice allora devo andare dall'Abruzzi. L'Abruzzi era un negozio di aghi, fili, questi negozi, non so come si chiamano, da merceria, ecco. Devo prendere dall'Abruzzi 12 cose in rocchetti, insomma, mi teneva lì una mattina raccontandomi che doveva spendere sì o no 12.000 lire a quei tempi. Va bene signora, faccia. Poi veniva dopo 2 o 3 giorni, si guardi che sono stato con Conticelli, che sarebbe stato il babbo del giornalista nostro amico, a Firenze. Ho comprato 20 metri di damasco, aveva speso 20 milioni. Quindi una mattinata per 12.000 lire, e poi quando c'erano le spese grosse le presentava dopo. E io ci ho avuto molto attrito con la signora, perché negli ultimi anni io assolutamente avevo l'idea che il corteo dovesse andare a finire dentro un edificio in manichini. Andai a vedere il tipo di manichini al Palazzo dell'Esposizione a Roma, come potevano essere fatti, manichini fatti apposta ovviamente, dove non tanto come museo, perché il nostro corteo storico dal punto di vista museale, culturale, non è che c'ha molto, perché la signora Pacini o chi altri che facevano o elaboravano i costumi erano un po', davano mano un po' alla loro inventiva, quindi non è che possiamo dire era un corteo del 300, corteo del 500, è un pochino variegato, un pochino fantasioso, sì, però bello. Ma il miracolo vero del corteo non è il corteo, è l'artigianato che è riuscita a fare quelle cose, perché sono tutte cose fatte esclusivamente ad Orvieto, da artigiani orvietani, che sono morti. Allora io dico, se potessimo avere un quadro di quello che era Orvieto nel libero comune, perché il periodo politico era quello, con costumi che illustranti quello che era Orvieto con le botteghe artigiane, e che è quello che manca oggi, e poteva essere una cosa bella. Lei invece, forse perché lei quando camminava per il corso, tu te la ricordi? Sì. Tutti la fermavano, no? Ascoltava molto la piazza,
molto probabilmente tutti suggerivano di uscire, perché uscendo ovviamente fa uno spettacolo, uno spettacolo che dura 3 ore, un giorno all'anno e basta. E non può non essere così, perché i figuranti, che sono persone che si dedicano a questa manifestazione, che vengono anche da fuori, che se sono fuori ritornano per farlo, sono figuranti che non li puoi utilizzare più di un'ora, di 3 ore all'anno, perché altre manifestazioni non ci vengono. E allora mettere i costumi, non so se voi l'avete mai visto, l'avrete viste altre manifestazioni dove c'è il corteo e ci sono i figuranti che sono raccolti così, allora chi gioca, chi chiacchiera, chi, insomma, ci vuole quel sussiego che la signora Pacini aveva insegnato ai figuranti orvietani, quindi quelli devono essere quelli e per quel periodo e basta. Messo invece in un edificio, poteva costituire anche fonte di guadagno, perché il biglietto per andarlo a vedere, poi un'illustrazione opportuna sul libro comune, faceva comodo anche alle scuole per capirlo, per vedere com'era Orvieto in quel periodo. Perché fu spostato dal... Si sente la voce? Sì, sì. Mi fa cilecca? No, ma si sente benissimo, no. Io... Poi sarà che stiamo vicini. Meno male, solo quella voce. Come mai fu spostato dal chiostro? Ah, io questo non lo so, questo non c'ero già. Però la caserma non è proprio la destinazione più idonea, no? Creda, grida vendetta, addio quello, la location, come si dice adesso, del corteo. Grida vendetta un po' tutta la caserma anche. Quella è un'altra questione. C'è annosa, una domanda di riserva? Questa la passano tutti, però come mai? È troppo difficile rispondere. No? È difficile, sì. Qualche episodio, proprio anche durante la sfilata del corteo legata alla Pacini? Schiaffi si raccontano, no? Cioè, no, ma quando, schiaffi no, ma però... Si raccontano, ci sono tante leggende. Io faccio il corteo da 15 anni... E ogni volta che c'è il momento della vestizione si raccontano gli episodi. Non fa questo perché oppure gli schiaffi mentre si vestono, qualcuno l'ha dato, però il corteo no, il corteo lei passava e diceva: assassino, delinquente, perché vedeva che uno magari non si comportava. Andava a passo oppure era un po' sdinoccolato, non c'aveva la postura precisa. E ci fu anche una volta un episodio in cui sembrava che il corteo dovesse andare negli Stati Uniti, a New York. Sembrava? No, non lo so, come andò? Questa è un'altra leggenda. Ci credemmo tutti. E fu all'inizio così in sordina, tutti la presero... Anche gli amministratori, poi piano piano. Chi l'aveva fatta la proposta? La proposta l'aveva fatta un mio vecchio compagno di scuola che viveva a Milano. Era un po' strano, era un tipo molto versatile su tante cose. A scuola scriveva poesie, faceva tante cose. Partì per Milano e mise su un'agenzia prima d'affari, poi un'agenzia turistica, insomma. E venne Orvieto e mi venne a trovare. Però con me non parlammo del più del meno. Sì, lo accennò a questo fatto, ma io non... Era una cosa troppo grossa, non avevo nessuna competenza in materia. Competenza, nessuna possibilità di decidere in materia. Dopo, come organizzazione, forse qualcosa potevo fare. Andò in comune e li trovò, lo accettarono come ex orvietano che rientra con belle nuove. Poi lui portò delle argomentazioni credibili e
oggi come oggi, dopo quello che è avvenuto, si può dire che abboccarono. E così fu. Allora, in comune si allestì l'organizzazione, venne fuori, venne da Roma una grande impresa di trasporti e cominciò l'organizzazione, mentre la Pacini redigeva l'elenco dei partecipanti dell'America. Lì ci fu la corsa, tutti volevano venire. Il corteo non doveva essere di 400, ma doveva essere di 1000, perché tutti volevano mettere il costume. Gente che magari l'anno prima non c'era andata. E poi anche i collaboratori, io, te, tutti e quattro, fino al giorno avanti, che era tutto pronto, che questa persona venne a dire che la cosa non si faceva più. Il sindaco, che allora era Barbabella, si sarebbe messo sotto un mattone. Gli assessori, quelli impegnati, lo stesso, l'azienda uguale, e quindi il fatto lasciò spazio alla coglionella, come si dice a Roma. E quindi questa coglionella andò talmente avanti che una mattina si videro 3 caravelle montate a Piazza del Duomo con delle scritte, e lì fu veramente il non plus ultra, anche perché l'allora comandante dei vigili credette opportuno di fare una denuncia verso ignoti per questo fatto. Ma questo aggravò la situazione, perché la coglionella aumentò. E non si scoprì mai che... Io lo sapevo, ma non si è detto mai. Beh, ma mai è caduto in prescrizione oramai? Non so se lo posso dire, ma uno degli artefici fu Martinelli, del ristorante Maurizio, dei principali artefici. Beh, comunque era... Sì, fu una cosa carina. Poi Oviedo, dal tempo antico, ha per tradizione quello che è la satira, di prendere... Vedi, Barlozzetti è un figlio di Oviedo, perché Barlozzetti è uno di quelli che le fa le satire, e la cosiddetta coglionella. Apriamo una parentesi su Guido, che forse pensava di scamparla la cosa, ma... lui lo frequentava parecchio, l'ufficio del turismo? Sì, lo frequentava parecchio, e era, a parte che mi dicono che anche da ragazzino, era il ragazzino più dispettoso di Sant'Angelo, che abitava, ma anche su all'azienda era dispettosissimo, però simpatico e amato da tutti, anche dalle donne. C'era successo? Non lo so, però quelli che avevo sotto io erano 9, lo amavano tutti. Beh, allora l'ha scampata anche bene Guido. Per ritornare alla musica, se mi consenti, sì, certo. Volevo raccontare un fatto che mi è accaduto, per me è diventato indimenticabile. Mm. Dopo un episodio, una serata di Umbria Jazz, io alle 3 di notte mi ritrovai in un sovracantina insieme con Jerry Mulligan, Dino Piana, basso e Episcopo, insieme con un orvietano, un bravo orvietano, adesso non c'è più, che Giulio Montanucci Vittorio, che suonava il sax nell'orchestra Arcobaleno. In questo sovracantina eravamo noi 5, loro 4 più 6 eravamo. Io che raccattavo, qui c'è Cimicchi che lo sa, le salsicce, come per tradizione, che io quando ci si trova male tiravo fuori le salsicce, adesso non è possibile. Però, e allora io che raccattavo salsicce, trovavo, se lo andavo a prendere alle 3 della mattina, e loro che suonavano all'impronta, così,
una cosa eccezionale. Facevamo le 5. Poi il vino che Vittorio Montanucci spillò da una botticella che era eccezionale. Una serata per me indimenticabile, con Molly Cambriaco che suonava. Diciamo che tra le visite celebri, che faccio un passo indietro, ci fu una anche un po' inaspettata, perché ci fu un incidente giusto sull'autostrada e arrivò qualcuno. Gina Lollobrigida e con Zeffirelli. Fu una cosa spiacevole per noi, perché dopo 2 giorni questo regista disse che Orvieto, come diciamo prima, era un cesso, che l'ospedale Gina rischiava, e la portò via, con tante vaffa da parte nostra. Quindi una, quella che poteva essere un'occasione, sì, fu... Ma da Zeffirelli ci si poteva anche aspettare. Allora, visto che l'ha citata lei, le salsicce, il capitolo cucina è obbligatorio, sì, aprirlo, sì, no? Perché so che è un cultore, insomma, della cucina orvietana e non. Io difatti adesso ho da parte dell'azienda del turismo, ho una pensione straordinaria per malattia professionale contratta mentre ero direttore della città. Perché si facevano un po' di scene, ma è successo un fatto che la regione dell'Umbria istituì le aziende comprensoriali. Le aziende comprensoriali erano costituite dai consigli di amministrazione di tutti i sindaci dei 13 comuni del comprensorio, più i rappresentanti sindacali, più i normali consiglieri, quindi 27 persone erano. Siccome noi avevamo anche dei contributi regionali, cominciamo a distribuire soldi per iniziative che promuovavamo noi oppure che erano già promosse dalle Proloco. Iniziative che il giorno dell'inaugurazione non si poteva mancare. Quindi a me mi capitava di partecipare all'apertura di una mostra e quindi grazie. Cominciamo con l'acqua adesso, poi c'è anche altro. Quindi alle 6 all'apertura di una mostra, magari di pittura, perché ecco, non ho detto prima, noi avevamo avuto con la collaborazione di una galleria orvietana, la galleria di Giulio Montanucci, Maitane si chiama. Abbiamo fatto tante manifestazioni, patrocini lo abbiamo dato a tante, anche un piccolo contributo qualche volta. Ma l'organizzazione sicura. Allora, c'era l'apertura di una mostra, bisogna andarci, c'era l'infresco. E quindi partecipavo all'infresco. Alle 9 la Proloco inaugurava la Cannelletta, per esempio, a Castelviscardo o altre. C'era la cena e io partecipavo alla cena. A mezzanotte magari c'era un'altra manifestazione, perché l'azienda aveva organizzato un camioncino tipo quello del film con l'altoparlante. E con un elettricista orvietano, Stella, che sarebbe il babbo di Stella, l'ingegnere della Ferrari. Andavamo, mi pare che Barlozzetti ci dava suggerimenti sui film da proiettare, mi pare, se non addirittura ce le portava, adesso non mi ricordo, però adesso lui potrà confermarlo. Allora, che si faceva? Dove c'era la festa del padrono, quando erano le 11, c'era il film proiettato da noi. Quindi c'era
cosa, telone, c'avevamo tutto. Le sedie se lo portavano da loro. Questo lo facevamo per parecchie serate. E quindi dopo lì il prete o qualcuno rinfreschino lo faceva. Quindi io avevo fatto le 6, le 9, mezzanotte. E non so se non era professionale la malattia. Moltiplicato questo poi per tutti. Per tanto, per 13 almeno. Poi, oltre a questo, avevamo un altro camioncino con sopra un pianoforte e un orvietano acquisito che si chiamava Punni, che era un ragazzo molto molto versatile, suonava benissimo, non conoscendo la musica, però sapeva suonare tutto e lo suonava bene, cantava pure. Allora che faceva? Veniva scaricato il pianoforte, Punni si metteva al pianoforte e la gente con le sedie sta lì, e lui passava una delle nostre ragazze lì, diceva, o di quelli della Prologo, che musica vuole. Allora uno chiedeva Anima e Cuore, uno chiedeva O Sole Mio, e lui via la punta e faceva tutta musica richiesta. Ebbe un grande successo questo, e anche lì finiva poi, perché siccome Punni andava a vino, più vino gli dava e più suonava. Andava e lì finiva con il fresco anche quello, con le salsicce famose. A me hanno detto che in particolare c'era un posto ad Orvieto dove la cucina si mischiava un po' con l'antropologia, no? Perché lì si rincontravano tutti, le tipologie più strane, una commissione di uomini, di professionisti, i più variegati. Il grottino, che funzione aveva in questa cosa? No, il grottino era una cosa privata, era il locale di questa galleria dove il proprietario aveva messo su un laboratorio per fare le cornici, ogni volta che c'era una mostra doveva preparare. E lì però, prima di mettere gli strumenti per fare le cornici, ho messo su una cucina, frigorifero e un bel lavandino, e lì si faceva, c'era qualcuno che diceva: sabato io porto un agnello. E allora si andava a piazza agnello, si cucinava, e a una certa ora 15-20 persone eravamo lì a fare. Questa cosa era diventata abbastanza frequente, insomma. Abituale, sì. Chi partecipava? Io una volta dalla Danimarca telefonai, arrivavo la sera alle 7 con 10 spigole, ma non lo so se in Danimarca le spigole ci sono, però 10 spigole, così, e portai dalla, però che io non potevo, dovevano venire a prendermi all'aeroporto. All'aeroporto venne uno di quelli del grottino a prendermi, e io mi dovrei far trovare con questa scatola grossa, che alla dogana mi guardavo, dice: che ci sarà dentro? C'erano tutti i sacchetti di sabbia, perché se era leggera, dice, allora avevo misurato grosso modo quanto potevano pesare 10 spigole, e avevo messo i sacchetti di sabbia. E allora dissi a questo amico che era da prendere, dico: guarda, accompagnami a casa, io ho bisogno di andare a casa perché sono stato 15 giorni in Danimarca, ho bisogno. E tanto tu vai su, io sapevo il vizio che c'avevano, che alle 7 si cenava, dico: fate come pare, cominciate a cenare, io tanto pesce ce l'ho fino a qui. Invece quando aprirono avevano invitato un sacco di gente, il chirurgo primario dell'ospedale, c'è il pesce, ci sono le spigole. Quando aprirono la scatola mi avrebbero ammazzato, io sparivo per 3 giorni. E beh, si aspettavano insomma un altro regalo. Volevo dire, l'azienda del turismo a me, per me era un lavoro che mi piaceva,
E io dico, sono fortunato perché ho fatto un lavoro e lavorando mi pareva di giocare. Ora non lo so se i risultati poi sono stati un gioco o sono stati qualcosa di più. Comunque io mi accontento di aver vissuto una vita giocando. Beh, se dovesse fare un bilancio... Io non lo posso fare. Ma come no? Sono gli altri che lo devono fare, io no. Beh, vabbè, però insomma, qualcosa... Non è possibile fare il paragone con adesso, perché adesso l'azienda non è più, non c'è più la struttura, non c'è più niente, insomma. Allora aveva il suo bilancio, poteva intervenire, fare decisioni, prendere decisioni importanti. Quindi però un po' di rammarico per come invece poi dopo si è sviluppata la situazione, quello sì? Sì, sì, per colpa delle leggi che l'hanno snaturata, l'hanno accentrata in un'unica azienda regionale, di cui non posso dire male perché qui abbiamo l'ex direttore che è Cimic, quindi è una azienda che le raggruppò 12, quindi Orvieto ci ha avuto un semplice ufficio informazione e basta. Ritornando alla cucina, poi ovviamente siamo in orario di merenda, quindi ci abbiamo la conclusione, so che c'è una ricetta in particolare di cui si detiene un po' una ricetta quasi segreta, quella della gallina imbriaca. La gallina imbriaca, come va fatta e che più piatto? Più che la ricetta è l'antefatto della ricetta. L'allora fattore del principe Corsini cercò una via di mezzo, la famosa via di accontentare capre e cavoli, per accontentare il proprietario, il padrone, a cui si usava la parola padrone, al quale il contadino era obbligato, doveva fare delle, erano chiamate obbliganze, se non sbaglio. Tra queste obbliganze c'era l'agnello a Pasqua, capone a Natale, e c'era la gallina o le galline a Carnevale. Il contadino, queste galline a Carnevale gli andavano poco giù, perché non riconosceva il Carnevale, nel Carnevale è una festa ricordatora, così dice Orvieto. Allora cercava le galline più vecchie, più dure, e gli portava quelle al padrone, almeno se ne disfaceva. E il padrone non riusciva mai ad apprezzarle perché erano immangiabili. Allora il fattore dei Corsini gli disse: guardi, faccia una cosa, e gli insegnò a farla, è quella di mettere la gallina a pezzetti dentro un tegame, coprirla con tutti gli odori, quelli tradizionali, ma più ce ne sono e meglio è, dalla salvia, rosmarino, l'aglio, e coprirla con il vino e tenercela lì tutta la notte. La mattina questa gallina viene passata, bene o male il vino si è quasi assorbito, passata in un tegame di coccio con tutti gli odori che c'erano, e viene aggiunto altro vino. Poi viene coperta il tegame con un foglio di carta paglia col coperchio sopra e un sasso, e viene messa a fuoco lento per 4 ore. Più è dura la gallina e più le ore ci vogliono. Oggi con le galline che si trovano, con 2 ore si riesce a fare, ma se no allora era. E quando è un po' la gallina la Bourbon, però questa è fatta con vino d'Orvieto vero. E quando sono 4 ore
sempre, si serve, è fatta. Quindi c'è un antefatto di carattere sociale. E poi il fatto è quello di cucinarla con gli odori locali. Ovviamente, cioè, le ricette della cucina orvietana sono famose, no? Siamo molto famosi anche in giro e c'è gente che ci viene da fuori per mangiarle le cose orvieto. Però c'è qualche ristoratore, soprattutto nel passato, era famoso anche per qualche bella sonata che dava ai clienti che arrivavano. C'è un episodio che mi è stato raccontato di un giornalista della Gazzetta dello Sport che rimase un po'... ci scrisse pure un articolo, se lo ricorda questo episodio qui? No, non me lo ricordo. Beh, non me lo ricordo perché in quei tempi c'erano parecchi, c'erano due o tre locali a Oviedo che suonavano, e quindi me ne ricordo parecchi, perché l'azienda del turismo era preposta ad andare lì con la fattura del protestante e dire perché costa così, così, insomma, era preposta a farsi mandare al diavolo dal ristoratore, perché dopo l'ultimo ristoratore diceva: io c'ho la carta, e c'ha ragione sempre lui. Certo, no, questo era un non valutava l'opportunità di farlo o meno, di avere certi prezzi. Diceva: c'ha ragione, quindi io mi sono fatto più inimicizie che amicizie. E invece però c'era qualcuno di ristoratore che era più furbo e che mandava anche qualcuno, oppure andava lui stesso a Piazza Gain già a prendere i clienti? C'è stato un ristoratore, diventato ristoratore a sua volta a Roma, che gli avevano messo nome il Vescicante. Vescicante io non ho mai saputo che è, ma mi dicono che è qualcosa che si attacca. Questo c'era una Vespa che andava a Piazza Gain, avvicinava i cosi e gli dava il biglietto. E girava e stava sempre in giro questo, e fu chiamato Vescicante. Sull'esempio suo ci furono parecchi orvietani che facevano sto lavoro, che lo seguivano. E questo, le do una notizia buffa, fu il primo lavoro che fece quell'orvietano il dirottatore. Che poi ha migliorato nella vita, ha fatto quello che adesso è dentro all'ergastolo, ha ammazzato la moglie. Porcari. Sì, sì, sì. Fu il primo lavoro. E, allora, visto che abbiamo parlato di salati, di secondi, un episodio che oramai penso si possa raccontare, però questo se non si vuole raccontare, su una frutta e su, in particolare su un cocomero. Ora io non lo so, non vorrei aver messo, insomma, però penso che ormai è accaduta tanto tempo fa, quindi si possa raccontare. Si può raccontare, carino, magari non faccio i nomi. Ci fu un architetto, il babbo di un architetto, molto simpatico era l'architetto. Il babbo io non l'ho conosciuto, ma si racconta questo fatto. Andò al mercato e comprò un cocomero. Questo aneddoto, è vero, è questo racconto, denota la socialità di chi vive in un piccolo paese. Chi vive in un piccolo paese, anche se non ti incontra, anche se non c'ha da dirti nulla, anche se non ti conosce, ti vede qualcosa che non è usuale, ti interroga, perché è usanza passando per il corso. Questo comprò un cocomero e se lo mise sotto il braccio così. Facendo la strada che da piazza del mercato fino a casa, tutti quelli che incontrava facevano: cocomero? E dillo, no? Ha comprato un cocomero? Sì, ho comprato un cocomero. Cose ovvie. Perché è lì il cocomero, cammina andando, e così dopo 10 metri un altro, Fofo, gli dicevo, Fofo, ha comprato il cocomero? Eh sì, ho comprato il cocomero. Una decina di persone, cocomero, sì, cocomero. Suona alla moglie, la moglie si affaccia,
che compro lo cogumi? Sì, porca! E lo rompe per terra. Ma a me mi hanno raccontato anche un altro episodio, sempre su un cocomero. Su un cocomero però conservato in un posto un po' particolare. Ah! No, questa era bellissima, questa, carina, non, questa era carina, però pure questa. Quella che la mia gioventù ha trascorso la sua gioventù, il periodo estivo invernale sotto gli archi del comune. L'estate si andava al Duomo, sulle schiere del Duomo. E anche lì arrivò una sera, eravamo sempre 20 persone, lì si diceva di tutto, si faceva il governo, si eleggevano i sindaci, si criticavano. La fanta politica, insomma. Politica e poi lo sport ne parlavano, si facevano le squadre. Quindi. Questo fino alle 5 della mattina. E c'era anche da questi Giorgio, che era un infermiere della camera mortuaria, simpatico, ragazzo vecchio, perché erano 30 anni che era lì. E arrivò un amico nostro che aveva il terreno giù verso il piano e disse: oh, ho portato come, porta un come, bello così. Allora dice: mo è caldo, però. Questo era le 9 della sera, 9:30. Giorgio, ci penso io. L'ospedale era lì, io lo porterò al frigorifero. Prese sto cocomero e lo portò all'ospedale. Quando furono le 2:30, cominciamo a fare, ma sto cocomero qualcuno vuole andare via, questo cocomero non si mangia. Giorgio fece, vabbè, andiamo a pia. E io e un altro, che non mi ricordo chi è, andammo dietro a Giorgio a prendere il cocomero. Aprì la porta, trovammo pure un vecchietto morto nella cella frigorifera col cocomero a braccio. E Giorgio che ci fece, oh, non glielo dite a quell'altro, se no non lo mangiano. Ecco, io dico che questo qua, ora... Buon appetito dopo questo bel racconto. Penso che è tutta roba calda quella che andiamo a mangiare, quindi non c'è pericolo adesso. Quindi penso che con questo episodio, con questa risata, io ti ringrazio. Io ringrazio te perché veramente sei stato, non mi hai fatto sentire a disagio. Oh, bene, questa è la cosa più bella, il più bel complimento. Grazie a tutti. Stavo bello ripercorrere, insomma, vari periodi, vari argomenti, insomma, abbiamo fatto un bel escurso sulla nostra Orvieto, è sempre un piacere. Grazie. Grazie mille a tutti e buon appetito dopo questo racconto, bello. Guido, dici qualcosa di chiusura? No, perché ti ha fatto tanti complimenti. Devi solo spiegare una cosa, chi era Bolotto? Io potrei dire che Bolotto era uno che tutte le mattine alle 7 veniva a fare i suoi bisogni nell'azienda. Esatto. perché questo qui era l'usciere dell'azienda, vecchio, che girava Orvieto con la bicicletta con un piede su un pedale e uno per terra, così era caratteristico. Andò in pensione per altri 10 anni. Veniva su, io gli chiesi la chiave, dico: dammi la chiave, sei andato in pensione. No, poi capivi perché lui alle 7 veniva al bagno dell'azienda e doveva fare bisogno al bagno dell'azienda. Io gli dissi: ma possibile non c'è, io qui mi trovo bene. Dopo però ho capito perché c'era un rapporto con la moglie, nel senso erano marito e moglie, diciamo, esemplari, però la moglie comandava, era risoluta, e lui almeno lì al bagno senza la moglie stava tranquillo. Beh, grazie mille. We'll be right back.